Ma perché c'è tutta questa confusione in giardino? Si stanno sposando! E Giorgio si sta sposando col bambino che odio più al mondo! No, no, no! Prego, alzatevi e scambiatevi l'anello. Devo arrivare prima che si sposino, prima che si danno il bacio! No, no, si devono baciare! No! Avete visto? Mattia è sempre a casa nostra. Sembra quasi di avere un altro figlio. E invece chi è? È il fidanzato di Giorgia. Ah, devo trovare un modo per cacciarlo via. Ma Mattia, cade, cade, cade. No, Uffi. No. Sì, però ho vinto, yeah! No. voglio la rivincita. Va bene, ti darò la rivincita. Tanto vinco io di sicuro. Sì, questo lo vedremo. Che fai così? Ha vinto! Subito hai perso! Ehi, voi due, fate un po' di spazio! Oh, così! Ma vi volevo chiedere, perché non cambiate gioco? Così non state così vicini? Ciao, bro! In effetti, mi stavo anche un po' annoiando a perdere tutte queste volte. Bravo! E quindi si cambia gioco, siete d'accordo? Anzi, suggerirei di giocare a nascondino, così state abbastanza separate, che dite? No, babbo, nascondino è noiosissimo in due. Sì, bro, è noioso e poi a me mi è venuta anche un po' di fame. È vero, Mattia, anche a me mi è venuto un po' di fame. Che ne dici, invece di giocare a nascondino, di andare a fare merenda? Sì, Giorgia, buona idea! Oh, che buona idea! Fanno sempre di tutto per stare insieme! Ma Mattia, te giochi a calcio? Sì, io gioco a calcio. Il mio ruolo è l'attaccante e faccio molti gol. Ti ricordi che io vado anche a cavallo? E ieri ho fatto una gara e ho vinto tutte le medaglie che si potevano vincere. La gara era che dovevo saltare gli ostacoli. Ho fatto solo una penalità, ma ho vinto lo stesso. Starei ad ascoltarlo per ore, ragazzi, è bravissimo. Io voglio fare una penalità. Come si chiama oggi? Cavallo. Voglio saltare con i cavalli. Sì, voglio saltare. Ma te che vuoi fare la grande? In modo che è forte. No, ragazzi, ma l'avete visto? Sono sempre insieme. Non capisco cosa ci trova lei in lui. È un bambino normale come tutti gli altri. Comunque, lo devo cacciare via. Ma che cosa mi invento? Che cosa mi invento? Che cosa mi invento? Come faccio? Che sì? Che ci fai qua? Che ci faccio qui? Che ci faccio qui? Stavo andando a bere. Posso andare in cucina a bere anch'io? Anzi, tu, voi che cosa volete fare adesso? Bro, io devo andare via. Ti dispiace, vero? Sì, quanto mi dispiace. Vai, allora ci vediamo la prossima volta. Anche lontano, ok? Ciao, Mattia. Ehi, voi due. Ciao, non è che sta andando in guerra. Sta andando a casa, eh. Ciao, Mattia, vieni. Ci vediamo la prossima volta. Forse no, ciao. Ce l'ho fatta, ragazzi, sì! Giorgia, essendo che Mattia è andato via e quindi io posso stare più tranquillo, io direi che vado a fare una piccola pennichella, mi vado a riposare un po'. Te che fai? Babbo, visto che te vai su a dormire, sì. Io vado fuori a giocare. Ok, stai attenta e non ti fare male. Ok, babbo. A dopo, ciao. Oh, ragazzi, ci voleva proprio. Quando c'è Mattia mi diverto di più. Da sola mi annoio un pochino. Ragazzi, mi è venuta un'idea pazzesca. Però per mettere in atto questa idea mi serve la mamma, perché da sola non so come fare. Ragazzi, se siete curiosi della idea che mi è venuta in mente, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Mamma! Mamma, mamma, mamma! Che c'è, Giorgia? Ti posso dire una cosa? Vabbè, stavo leggendo, però. In mente mi è venuta un'idea.
però ho bisogno del tuo aiuto. E che idea avresti avuto? Sentiamo. Ho deciso che mi voglio sposare con Mattia. Come, Giorgia, ti vuoi sposare con Mattia? Ma lo sai che i bambini non si possono sposare? Sì, dai, mamma, una cosa così, per gioco. Vabbè, se è per gioco, Giorgia, anche se non so se il tuo babbo sarà così contento, però vediamo se si può fare. Ok, ci sono... Ah, siete qui! Io vado a fare un attimo carburante, ci vediamo dopo, ragazzi, ok? Sì, sì, babbo, babbo, fai con calma, non a ti preoccupare. Dopo, a dopo. Ciao. Essendo che io non mi sono mai sposata, invece se ti sei già sposata con babbo Salvo, come si fa ad organizzare un matrimonio? Guarda, essendo che il babbo è andato via, ne possiamo anche approfittare. Comunque ci sono da fare un sacco di cose. A qualcosa penso io. Te intanto inizia a telefonare a Mattia e dirgli di venire qui con un abito elegante, ok? Mentre io devo telefonare al prete, alla ragazza per l'allestimento, alla fioraia, ok? Iniziamo? Sì, ok mamma, io vado subito a chiamare Mattia. Mamma mia, come sono emozionata per la mia bambina, che bello! Ok, speriamo che risponda. Oh, ciao Mattia! Senti, ho deciso, vieni a casa mia che ci sposiamo. Ah, e vieni anche con un abito elegante. Vieni subito? Ok, ti aspetto. Ciao, a dopo! Oh sì, che bello, mi sposo con Mattia, non vedo l'ora. Ok ragazzi, adesso vi faccio vedere l'abito da sposa che mi ha comprato la mamma. Guardate, è bellissimo. Se vi piace lasciate un bel bollicione. Wow. Ah, e poi c'ho anche altre cose. La cosa più bella ve la faccio vedere alla fine. Allora, questo è il velo che io lo adoro. Non so voi, ma a me mi piace un sacco. E adesso la cosa più bella. Mi sono fatta anche comprare le scarpette. Guardate che belle, con tutti questi ciondolini. Wow, sono tutte glitter. Wow, io le adoro, giuro. Chissà cosa dirà Mattia quando mi vede con questo bellissimo vestito e con queste scarpette. A questo punto inizio a vestirmi, quindi ragazzi vi devo lasciare. E chissà come sarà vestito bellissimo e elegantissimo Mattia. A dopo! Ragazzi, guardate, i preparativi sono quasi ultimati, manca solo qualche piccolo ritocco. Però vi faccio vedere intanto come è venuta la zona dell'altare. È bellissima, ragazzi, c'è la scritta Love con la O fatta a cuoricino, è spettacolare. E poi l'altare dove arriverà il nostro prete. E poi guardate qua il tappeto rosso dove la sposa Giorgia farà il suo ingresso. Non vedo l'ora, ragazzi. Vediamo se Don Vincenzo mi risponde. Ma chi mi sta chiamando? Oh no, ma perché mi disturbano sempre nel momento più... Ma vediamo un po'. Mamma Cinzia. Pronto? Pronto, Don Vincenzo? Sì? Senta, vorrei celebrare le nozze di mia figlia. Ha disponibilità per oggi? Certo, 15 minuti e sono da lei. Ok, 15 minuti. Perfetto, grazie. Ragazzi, fra 15 minuti arriva Don Vincenzo. Ah, devo andare a preparare il bouquet e devo andare anche a cambiarmi. Oh, questo sicuramente è Mattia. Oh, Mattia, vieni, vieni, entra. Mamma Cinzia, ti piace il vestito che ho portato? Ma è bellissimo, Mattia! Sicuramente Giorgia sarà felicissima di vederti così elegante! Però adesso vieni con me, perché Giorgia non ti deve vedere, tu non devi vedere lei, perché altrimenti porta male prima del matrimonio. Vieni, vieni, così ti cambi. Ragazzi, anch'io mi sono vestita un po' elegante per il matrimonio della mia cucciolina. Guardate qua, che dite, va bene? Benvenuto Don Vincenzo. È tutto pronto? Guardi, gli sposi si stanno preparando. Venga, l'accompagno all'altare. Non vedo l'ora di cominciare. Giorgia è già pronta e ora scenderà dalle scale. Guardate un po'.
ti sembro? Amore mio, ma sei bellissima! Grazie! Sei perfetta per questo giorno molto speciale. Guardate un po' quanto è bella la mia bambina, che emozione! Aspetta un secondo qui, che ho ancora una cosa speciale per te. Sì, non vedo l'ora. Sono curiosa di sapere cos'è. Ecco qua, amore, il tuo bouquet. Ti piace? Mamma, è bellissimo! A questo punto, Giorgia, io direi di andare fuori perché ci sono già tutti. C'è il prete e ci sono le testimoni e gli invitati che ti stanno aspettando. Anche Mattia è già pronto, amore mio, sì. Vedessi quanto è bello. Non sei curiosa? Sono curiosissima, dai, andiamo. Andiamo! Oh, che bello, non vedo l'ora di iniziare la cerimonia. Sono emozionatissima. Chissà com'è bella Giorgia. Bene, la sposa è arrivata, stiamo per iniziare. Ecco la sposa. È arrivato un messaggio? Ok, aspetta che parcheggio un attimo. Allora, un messaggio dal robottino che taglia l'erba, che dice che si è bloccato e in giardino ho montato delle telecamere e vediamo cosa è successo. Ok. Ma perché c'è tutta questa confusione in giardino? Ma Giorgia, com'è vestita? Ma quello è Mattia, vestito da sposo, e Giorgia pure. Ma si stanno sposando! E Giorgia si sta sposando col bambino che odio più al mondo! No, no, no! Devo andare subito a casa! Ragazzi! Ma non si accende la macchina! Siete qui di fronte a questo altare, insieme a tutti i vostri cari invitati. Siete pronti ad amarvi, coccolarvi, condividere giocattoli, bambole e macchine fino a pille non si scaricano? Mi tocca andare a casa a piedi. C'ho già il fiatone. Ok, controlliamo la situazione. Ma io dico, vabbè, si sta sposando con Mattia. Mattia? Sì, bro. Giorgia? Sì, lo voglio. Se qualcuno non fosse d'accordo, si pronuncia adesso o taccia per sempre. Sì, sì, io sono contrario. Sono contrario, ma non mi sentono. Devo raggiungere prima che si sposano. Prego, alzatevi e scambiatevi l'anello. Giorgia, ti prendo come mia sposa. Mattia, ti prendo come mio sposo. Devo arrivare prima che si sposino, prima che si danno il bacio. Ma poi io dico, ma la mamma perché le sta facendo sposare? Non ce la faccio più per sposare. Ho preso anche la ciabatta. A questo punto, cari figliuoli, vi dichiaro marito e moglie. Mattia, puoi bensì baciare la sposa. Si stanno per baciare. No, no, si stanno per baciare. No! No! Dove siete? Cinzia? Giorgia? 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 Ma non c'è nessuno qui? Ma babbo, ti senti bene? Sì, sto bene, ma senti un po'. Ma Mattia dov'è? Ma babbo, Mattia è andato via 10 minuti fa. Gli hai chiuso sé la porta, non ti ricordi? Ah, sì, mi ricordo. Ciao. E anche oggi questo video è terminato con un babbo che è fuori di testa. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti. E andate ad ascoltare anche la nostra canzone Avventure in famiglia. E io vi saluto con un grande wow! Ora comincio a cantare. Noi siamo salvi.